Salve a tutti i succintendi, eccoci qui con un nuovo video di Rocket League. Vi presento gli highlight della prima edizione del mini torneo succinto. Prima di andare avanti con il video vi ricordo di iscrivervi qui al canale YouTube attivando la campanella delle notifiche. Adesso raddrizzate il vostro cambio, premete a fondo l'acceleratore perché si parte con il torneo. Oh cazzo, che è sta cosa verde? Me ero dimenticato che avevo cambiato il colore della macchina. Entra, entra. Vai, vai. Oh. Attenzione, Django, la tocca pianissimo, troppo piano. E mezzi fix, para. Counter Tiro. Accetto tutto, ma non la sconfitta contro Mascalzino, beh. Oh cazzo, ho sbagliato, beh. E finisce qui questo match 9-1. E comincia questa sfida all'ultimo sangue tra Twin Moons e RL, almeno così ho capito che si chiama il team. Io volevo chiamarli Mascalzoni, ma va bene. Allora, parte subito aggressivo Mascalzino sulla fascia, la passa al centro, un bel pallone, Dina lo prende e lo sbatte in avanti, tenta subito di recuperare, ci riesce, e Wolfie però conquista il pallone, doppio pallonetto pericoloso sopra la traversa. Poi c'è ancora Dina Bliet, attenzione lo scontro con Stephanie, il tiro per poco non ci arriva Wolfie per un soffio e c'è il primo gol della gara. Attenzione, Stephanie si porta avanti sulla fascia, esplode anche Wolfie, la palla poi resta lì per un po' e c'è Mascalzino che la butti davanti per Stephanie, la palla rimbalza sulla traversa e poi sulla linea, grande parata di Dina Bliet che poi si porta al centrocampo ma poi sprega questa occasione facendo un tocco di troppo, interviene Mascalzino ma è pronto Wolfie a prendere il pallone, la sponda, il tiro in sacca con tiro a fil di palo, 2 minuti e 40, è ancora presto per dire come andrà a finire questa gara che mi sembra equilibrata. Mascalzino poi fisico su Dina Bliet e c'è il contropiede di Wolfie per attenzione che si porta in avanti e recupera il risultato, 2-1, doppietta di Wolfie. Rivediamo questa azione che supera veramente per un soffio l'intervento in volo dei messaggi. Cioè, posso salutare Alberto Uccio Bruno. Ciao Alberto Uccio Bruno. L'unica squadra da non ti fare la disonestà. Sono d'accordo. Intanto Wolfie segna un altro gol. Quindi c'è ancora la possibilità ovviamente di pareggiare, di raddrizzare le sorti di questa partita per Mascalzino e Stepney. Ma devono fare qualcosa subito. E ci prova Mascalzino portandosi in avanti, che combatte come un gladiatore nell'arena. Ed ecco adesso che porta il pallone in avanti. Attenzione, nasce un passaggio eccellente per Stepney, che fa veramente una manovra eccezionale. Complimenti, guardate ragazzi, questa palla non era per niente facile, è stata anche prolungata da Dina Bliet e Stepney riesce di taglio con la punta del fanale sinistra a sbatterla in rete sotto la traversa. Fantastica conclusione. Risultato quindi che adesso varia ancora una volta. Siamo sul 3-2, 1 minuto e 16. E adesso questa battuta va in favore della squadra dei Twin Moons, però attenzione a questa conclusione velocissima di rapina di Abliet su questa palla incerta di Stepney. Rivediamo, purtroppo qui Stepney pensava che Mascalzino fosse dietro per intervenire sul passaggio, credo, invece era da tutt'altra parte e Dina Bliet non perdona subito. Per portarla in avanti c'è ancora Stepney, attenzione Stepney, l'azione di Stepney si accentra, poi la lascia a Mascalzino, Mascalzino tenta il tiro è lento, Dina Bliet però riesce a controllare all'ultimo secondo a prendere questo pallone sulla linea. La partita quindi ormai finisce qui e finisce con un bel risultato di 4-2, partita piuttosto combattuta. Viva i Punkers! E subito c'è la battuta sprint con Idar, che gioca insieme a Junior ed è la squadra degli Inumiditi contro i Super Punkers. Idar la butta sulla fascia adesso, ancora l'azione di Idar sulla sinistra, attenzione, salta dal muro, che salto di Lucchetto Idar. E adesso c'è Ponko che recupera il pallone, la butta sulla fascia opposta, passaggio al centro per Shiba Amico,
traversa ancora una volta secondo Legno e qui si spegne vicino al palo il pallone, c'è Junior che la prende dal muro alla passa di Dor, poi interviene però Scivamico in volo che realizza questo gol sotto la traversa. Ancora Idor la butta in avanti per Junior, poi Ponco controlla la sfera, attenzione Junior contro Ponco, vince Junior il contrasto, la palla è pericolosa, insidiosa, Idor tenta il volo, si accorge di non avere turbo e c'è Junior poi che prova un tiro di taglio. Ancora Junior che esplode Ponco. Scontro molto fisico, molte esplosioni. Poi c'è Scivamico che tenta il pallonetto, raccoglie il pallone con la punta dell'auto e la sbatte il gol 2-0 a 2 minuti e 17. La partita potrebbe ancora essere recuperata dagli inumiditi. Attenzione, però qui c'è questo passaggio che beffa Junior. Attenzione, c'è Junior ancora. La palla buttata indietro per Scivamico. Junior vola per poco, non tocca il pallone, è un controllo rischioso e Scivamico ne approfitta segnando questa conclusione a porta vuota. 4-0, una partita che sembrava più equilibrata ma nella fase finale vede una netta differenza di risultato. Del resto può capire, oddio, doppia esplosione di Junior, esplose due persone contemporaneamente, di ripartire in rete il pallone però non riesce, conclusione che si spegne in alto. Ora fase confusionale della partita, ma siamo agli sgoccioli, è finito qui questo match, 4-0 per i Super Ponkers che si aggiudicano la vittoria sugli inumiditi. E via. Partiti, poi Fabio il tiro potente, ancora Cristini interviene sulla palla che si spegne, sì, la palla si... Oddio, ho un lapsus. Attenzione, c'è Checco che vince il contrasto contro Cristini e Fabio, era in sacca. Ora andiamo avanti, quindi 1-0 dopo pochi secondi, la battuta in favore degli orgasmici. Attenzione, Cristin, il tiro, palo incredibile, la butta in avanti Cristin, interviene Nico Games, però la palla potrebbe essere raccolta da Fabio che infatti tenta un tiro, bellissimo tiro di Fabio. Rivediamo questo pallonetto stupendo. Attenzione, 1-1, vince la battuta Nico Games, cioè Checco, scusate. Poi ancora il tiro di Fabio con la sponda e Checco in ritardo non riesce, Cristin libera, si porta avanti il tiro di taglio, Nico Games parata al limite, la palla resta lì, Fabio non riesce a impattare con la sfera, niente di fatto, ancora Nico, la palla sulla sponda, sul muro, incredibile. 2-2, che partita, guardate Nico cosa fa. E poi c'è Cristin che spinge via Fabio e che quindi non può intervenire sul pallone che è restato lì a vagare nell'etere. Cristin contro Checco, vince Checco il duello, poi ancora Checco, l'azione di Checco, si spegne sul muro, Nico Games sbaglia, porta vuota, incredibile, ancora però c'è la palla, l'occasione per Nico Games di sbatterla in gol a 18 secondi. Cristin raccoglie la sfera in alto, 10, 9, 8, la partita ormai volge al termine, Fabio prova a buttarla in avanti disperatamente però non riesce, la palla è ancora lì davanti alla porta degli orgasmici, la palla tocca a terra e finisce qui questo scontro. Siamo? Oh, sta partendo. Vai. Vediamo se entra. Eh sì. Vai Django. Oh. Tiro tagliato di Django che non perdona. Guardate questa conclusione. Oh, Madonna. Vabbè, mi dirà. Scusa, cazzo. Ah, ho sbagliato. Ti devo lasciar fare le tue cosine. Vabbè, finisce qui questa sfida.
ragazzi, quindi questa è la seconda semifinale, dopodiché verrà disputata la finale del terzo e quarto posto, quindi i Twin Moons dovranno giocare contro chi perderà questa partita per decidere il terzo e quarto posto. Attenzione. Nico Games raccoglie il pallone lanciato avanti, poi c'è Ponco contro Nico Games, ah, missa il pallone, poi Ponco la butta contro il muro e c'è Checco che la sbatte in rete. 1-0 per NBA Ming. Che cavolo di nome, che non sciogli lingua sto nome maledetto. Realizzazione di Checco a soli 26 secondi dall'inizio della gara. C'è ancora Ponco che contrasta con Nico Games, la palla raccolta da Shiba Miku, il passaggio splendido per Ponco che non riesce a prendere il pallone. Rivediamolo in replay, fantastica azione del duo Super Ponkers. C'era Checco, scusate, che non è riuscito a prendere il pallone e quindi nulla di fatto. Attenzione, Nico Games contro Ponco, lo scontro sulla battuta. Shivamiko raccoglie il pallone, la porta sulla fascia, ancora Shivamiko si scontra con Checco che vince il contrasto esplodendo l'avversario. Poi Nico Games, attenzione, va, non controlla bene il pallone e qui sbaglia tutto Checco e Ponco deve soltanto appoggiare la palla che rimane lì. Attenzione, il contrasto con Shivamiko, un'occasione succulenta! Ponco anticipa per un istante Checco che avrebbe segnato probabilmente. Ponco, il controllo di Ponco, poi si allunga il pallone. Ancora Ponco sul muro, Ponco la mette al centro con grande maestria per Shivamiko. Nico Games, poi Shivamiko interviene con un pallonetto e prende la traversa, incredibile. Poi Ponco spinge Nico Games, Shivamiko la para, la tocca per Ponco sulla linea della porta avversaria. Rivediamo questa azione incredibile, guardate cosa è successo. Checco stava per prenderla, ringraziamo per il follow intanto all'amico Albert. Tiro di Nico Games sulla battuta, pallonetto, poi Ponco para prevedendo la traiettoria della palla. Attenzione, il tiro, palo, rete. Nico Games batte, Shivamiko intercetta, 3-2-1, finisce qui questa gara. Vittoria per 7-2 per i Super Ponkers. Grande sportività da parte del team della cuginanza, grande sportività. Conquistano questa vittoria e si portano in finale. Quindi vediamo adesso gli NBA Ming. Allora, aspettate un attimo, i Twin Moons NBA Ming e poi Turgidelli contro Super Ponkers. Allora, Super Ponkers hanno vinto 7-2. Ok, quindi adesso tocca ancora una volta a Nico Games e Checco contro Dina Bliet e Wolfie. Ok, vediamo un attimo se il server si inceppa oppure, insomma, devo crearlo da capo oppure no. Ok, comincia intanto questa partita tra i Twin Moons e gli NBA Ming. Non riesce però a superare Checco che ora si porta in avanti, contrastato da Dina Bliet. Ancora Dina Bliet, tenta il tiro, manca la sfera. Nico Games la raccoglie, il pallonetto incredibile di Nico Games. Cambia lato. Oh mio Dio, il tiro di Dina Bliet! Questo è il gol più bello del torneo fino adesso, a parte l'azione dei Super Ponkers, forse di prima. Guardate che realizzazione incredibile! Guardate che realizzazione incredibile! C'è ancora il pallonetto di Dina Bliet! Traversa incredibile! Incredibile la traversa di Dina Bliet della Donetsk. Attenzione, il tiro di Wolfie! Parata sulla linea di Checco! Equilibrati, intanto godiamoci questa conclusione di Dina Bliet, fantastica, che si esibisce in questi numeri unici, veramente grande Dina Bliet. Guardate come si alza la palla e anticipa i due cuginetti che sono lì sotto e non possono fare nulla. Interviene Nico Games, stavolta sbagliano il controllo. Dina Bliet intercetta ancora una volta, la butta in avanti,
Ancora Wolfi, 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 il palleggio di Wolfi, il pallonetto di Wolfi che anticipa tutti. Mamma mia, ragazzi, si stanno esibendo in una serie di gol fantastici. C'è Nico Games che raccoglie il pallone, ma fase confusionaria come tutte la fine di tutte le partite. Niablet, attenzione, però tenta un tiro incredibilmente succinto, succintissimo. E fa finire qui questa gara con quest'altra conclusione al volo di Niablet. Guardate, allo scadere ormai del tempo... Dina is on fire this night. Oh, che cazzo è successo? Ed ecco qui i vincitori della finale tra terzo e quarto posto. Vincono i Twin Moons con il risultato di 4-1. Ok, vado io. Veramente tanti complimenti a tutti quanti i partecipanti. Ho sbagliato, cazzo. Madonna, prezioso. Prezioso. Mamma mia. Fatto tutto da solo, hai fatto. Aia. Ma che cazzo. Che combinato, che è successo? Ho capito. Non c'ho turbo. Tira, tira. Oh, meno male. Aia. Ah, mannaggia. Dovevo andarci, invece vedi qua ho sbagliato. Se ci andavo la prendevo. Minuto e 34. No, mannaggia. Ci sono andato pure io addosso, questo è il bello. Madò! Cazzo! Solo tu la puoi prendere. Niente da fare. Oh oh oh! Vabbè, dai, finisce qui! Finisce qui! Un applauso ai Punkers che hanno vinto questo torneo 3-2. Grazie mille succintelli per aver visto il video, ricordatevi di lasciarmi un like, un dislike, commentate e fatemi sapere qual è la vostra azione preferita, gol, highlight o quello che vi pare. Inoltre voglio ringraziare tantissimo tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo torneo rendendolo realizzabile, quindi rendendolo possibile. Io vi annuncio anche inoltre che intendo realizzare altri eventi del genere o comunque delle versioni evolute di questo mini torneo uscito. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube attivando la campanella delle notifiche e non mi resta nient'altro che lanciare la fantasmagorica sigla!